Buonasera a tutti e benvenuti dal vostro Gianluca Spiniello a questo live show. Questo è un song contest organizzato proprio qui, all'interno di Studio 4, e questa volta nella nostra sala prove che è diventato un meraviglioso palcoscenico. E di questo ne andiamo fieri, perché insomma non è da tutti avere tanto spazio, e così bello spazio, a disposizione per questi nuovi artisti. Ricordiamoci che siamo in diretta live streaming sulla nostra pagina di Studio 4 Live Social, che è anche la nostra web radio. E volevo dire una cosa, la nostra diretta oggi funziona in maniera ineccepibile perché siamo davanti a tre telecamere di diverse angolazioni e quindi non si sfugge e dobbiamo essere impeccabili. Ma andiamo subito a presentare questa kermesse di oggi. Ricordiamo che il primo gruppo di oggi è appunto è un primo gruppo e ne avremo un secondo nel mese di agosto. Siamo reduci di due grandi successi, e questo lo voglio dire. Abbiamo partecipato alla finale di Roma Capitale, ci sono state anche due puntate andate in onda su una TV che ci ospita sempre, e il programma è One Moment Time. Oggi rivediamo alcuni di questi protagonisti di questa kermesse favolosa e approfitto subito per salutare chi con noi collabora da sempre e lo fa dall'esterno per poi farci arrivare i propri artisti. Andiamo con il primo saluto, che è la vocal coach Silvia Salvatori. Andiamo con un altro team, che è quello di Marta Mastracco. Andiamo ancora con un altro team, che si aggiunge da poco, che è Giovanna Sparla. Andiamo con l'Artist Academy di Prato, con la sua direttrice artistica, se non che nostra vecchia e amica conoscente, Martina Picchieri. Tutto questo è ideato dal nostro direttore artistico Marco Petrozzi, che con la consulenza del grandissimo produttore e arrangiatore Nando Di Stefano ha messo su tutto questo che vedete. In regia ricordiamo Andrea Masciocchi e c'è una collaborazione con Upshow, fondamentale per gli eventi, e ringraziamo il nostro Alessandro, anche lui sempre del team di Studio 4. Ci tenevo a dire una cosa, questi spettacoli sono realizzati da Studio 4 proprio perché danno la possibilità a questi giovani artisti e talenti di potersi esibire e di iniziare a macinare un bagaglio culturale per poter essere davanti alle telecamere un giorno, chissà, si spera, di poterli accompagnare in un'area Sanremo su palcoscenici importanti. Non voglio divulgarmi, passiamo subito alla prima esibizione e lo facciamo con Matilde Rondoni. Eccoti qua, Matilde, buonasera a te, buonasera. Ti avvicino il microfono ed eccoti qui. Allora, Matilde, tu fai parte dell'Artist Academy, giusto? Ok, perfetto. Ci presenti due brani. Il primo è Fai rumore di Diodato e il secondo è All of Me di John Legend. Scusami, mi ero un po' impacciato. Vi lascio a lei, a Matilde. Sono un animale, se ti penso tu sei un'anima. Forse è questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto fugato. Che fa rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fa rumore, sì, e non lo posso sopportare questo silenzio. Un po' so che arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe stanno bene.
bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto fuga attorno sempre a te, che fa rumore qui, e non lo so se mi va bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fa rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio naturale tra me e te. Ciao a tutti, allora, grazie a tutti per le persone per cui stanno vedendo la diretta e grazie soprattutto alla mia famiglia, ma anche e soprattutto a mia nonna, perché oggi è il suo compleanno e gli volevo fare questa sorpresa, quindi ti voglio bene nonna.
Grazie mille, grazie. In bocca al lupo per tutto e ci vediamo alla prossima. Grazie. Andiamo avanti con un'altra grandissima artista, lasciatemelo dire, perché insomma collaboro ormai da Studio 4 da un po' di tempo e in questo tempo ho avuto modo di conoscerla. Ha un animo sensibile e spettacolare. Mi spendo per lei con due parole perché ne vale veramente la pena. Andiamo avanti con Nora Marte. Ciao Nora, ben trovata direi. Grazie. Ben trovata. Grazie a te, ben trovata. Senti, sono due dei tuoi più grandi singoli, giusto? Esatto, forse i due più importanti al momento perlomeno. Quelli che ti hanno un po' catalogata in un mondo del cantautoriato un po' più ricercato, un po' esatto, più particolare. Esatto. E sono Angel Steer. Per le parole che hai detto. Ma guarda, non sono di parte assolutamente, però hai un animo meraviglioso. Grazie, e man mano che ti conosco lo scopro e i tuoi occhi sono esaustivi. E grazie. Complimenti anche per come tutti voi e tutti noi, visto che comunque io seguo anche la parte insomma del mondo vocal qui a Studio 4, di come spingiamo questi giovani artisti ad esibirsi. Senti, Angel's Tears, ogni volta lo sbaglio, è per un po', giusto? Esatto. Lasciamo a te il palco. Grazie, grazie mille, Nora. She tries, oh, like it, she'll never be the same. However I tried, oh, like it, I'll never be the same. But I was beautiful, I'll never be your fly. But I'm just deep inside, just deep inside. But I fly like an angel and make you smile. Deep in on my own I cry tears you'll never believe. That I know when you're coming back and I'm not backing down. She tries, oh, like it, she'll never be the same. However I tried, oh, like it, I'll never be the same. But I was beautiful, I'll never be your fly. But I'm just deep inside, just deep inside. But I fly like an angel and make you smile. Deep in on my own I cry tears you'll never believe. That I know when you're coming back and I'm not backing down. But I fly like an angel and make you smile. Deep in on my own I cry tears you'll never believe. That I know when you're coming back and I'm not backing down. Grazie. E il prossimo brano è per un po' il brano che dà anche titolo all'ultimo EP pubblicato.
sola sulla sabbia che il vento porta via. Resta la speranza, la tua malinconia, pelle già bagnata, disegna la realtà. Suona la tua voce, ma non è musica. Per ogni mia paura la mente scivola. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci seguono in diretta. Ed eccoti qui, grazie mille. Grazie, Nora, davvero, in bocca al lupo per tutto. Complimenti per il tuo singolo. Ho trovato delle sonorità pazzesche, brava, complimenti. Andiamo avanti con un altro grandissimo artista, veramente tanto grande, ed è stato anche il vincitore di una categoria, ma ce lo facciamo dire, Alessio Caterini. Eccoti. Grazie. Qua. Ciao Alessio, grazie, buonasera a tutti. Ben trovato. Grazie. Senti, sono Quanto fa male? Sì. E il famoso brano Michela, che ogni volta è ormai un ormai pugno nel petto basso. Proprio vivo. Ricordaci un po' in che categoria hai vinto tu? Oddio, sai che c'è stato quel problema? Dovrebbe essere la categoria Big. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Ve lo lasciamo ascoltare, Alessio. Buonasera a tutti. Perché ti giuro non ti conoscevo e non potrò più farlo perché ora sei in cielo. Ma se potessi tornare almeno un secondo indietro ti griderei di stare attenta perché arriverà un sub nero. Ma quello che mi diresti è che mi sto preoccupando per niente, perché in fondo ci vuole qualche secondo, e che non è la prima volta che attraversi quella strada e che dall'altra parte ogni volta ci sei arrivata. Ma non ti accorgi che puoi farti male e non la vedi la pioggia che cade, e non le senti le ruote fischiare come l'arbitro che all'ultimo secondo assegna un calcio di rigore. Siamo tutti coi capelli tra le dita, tu coi guantoni in porta e sul dischetto c'è la vita che prende la rincorsa, tira e non riesci a parare. Hai perso la partita e non riesci più a respirare. E quanto fa male
ripensare a quel giorno cambiando l'esito finale di una partita che non si doveva nemmeno giocare. E fa male pensare che se avessi aspettato un minuto di più saresti qui con me. Chissà cosa si prova prima di morire, se ci rimane il tempo di pensare a quante volte abbiamo rischiato seriamente, quante volte detto tanto non succede niente. Chissà se ci rimane il tempo di dire qualche cosa, magari una preghiera per chi crede in non so cosa, magari ricordarmi gli occhi fieri di tua madre che ti diceva sempre occhio prima di attraversare. Ma non ti accorgi che puoi farti male e non la vedi la pioggia che cade, non le senti le ruote fischiare come l'arbitro che all'ultimo minuto assegna un calcio di rigore. Siamo tutti coi capelli tra le dita, tu non puoi fare niente, in mezzaluna c'è la vita che si concentra a dire, sai che non potrà sbagliare. Hai perso la partita e non riesci più a respirare. E quanto fa male ripensare a quel giorno cambiando l'esito finale di una partita che non si doveva nemmeno giocare. E fa male pensare che se avessi aspettato un minuto di più. Pensare al quel giorno cambiando l'esito finale di una partita che non si doveva nemmeno giocare. E fa male pensare che se avessi aspettato un minuto di più saresti qui con me. Grazie. Il prossimo pezzo è Michela, come dicevamo prima, il pezzo che ha vinto il Festival di Roma Capitale, quindi buon ascolto. E vi racconterò la storia di Michela, che è bruciata in una macchina un sabato sera. E penserete questo è uno scherzo di poco gusto, beh, e invece è una storia vera. E vi racconterò di come a primavera lui diceva che l'amava, poi l'ha addormentata e l'ha bruciata viva. E vi racconterò una morte prematura, Michela non lo meritava. E vi racconterò di quando su WhatsApp scriveva agli amici voglio andare via di qua. Scriveva l'ho lasciato, l'ho visto, ho provato, ma stasera questa lotta con i pugni chi la vincerà? Ma poi lui ha bruciato tutti i sogni suoi. Non è bastato avere un mandato che lo tenesse lontano da lei, ma vale per noi, vale per noi. E le avevamo detto tutti quanti di lasciarlo stare, lei aveva deciso di cambiare e di ricominciare. Ma alle volte il tempo è fondamentale, purtroppo per Michela questa volta è andata male. Ma dimmi se qualcuno a 20 anni neanche compiuti deve già pensare a raccontare balle a tutti quei dottori, deve pensare a stare buona e a restarne fuori per paura di quei colpi forti come i tuoni. Michi, tu non puoi più stare là, è quello che le scrivevamo tutti su WhatsApp. Lei rispondeva è vero, questa notte dormo con un occhio nero, ma lo amo e da domani cambierà. Ma poi, lui ha bruciato tutti i sogni suoi. Non è bastato avere un mandato
che lo tenesse lontano da lei, ma vale per noi, vale per noi. E l'ho rivisto in tribunale, quel bastardo codardo. Ha detto al giudice l'amavo ed ora mi manca tanto. E non è vero che chi sbaglia cambia diventa sincero. Se chi gioca con il fuoco brucia chi amava davvero. Grazie. Quello che rimane di Michela ora in un vaso, sul camino in quella camera da pranzo in cui non vado. Fa troppo male pensare a quello che è stato e pensare che per qualcuno non andava denunciato. Perché se prende un pugno non l'ha meritato, quel livido sul suo viso e le parole che ha usato. La chiamava amore ma è un amore malato, è come un virus sul cuore e come tale va curato. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille Alessio, grazie, grazie. Sempre un'emozione grande. Grazie a te. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao. Allora, adesso andiamo avanti con un'altra artista che doveva essere qui, piccola piccola, ma c'è stato un imprevisto e purtroppo non può esserci. Ma noi di Studio 4 abbiamo deciso comunque di renderla partecipe di questa, in questa giornata fantastica, e manderemo in diretta un suo video, quindi ce la godremo appieno lo stesso. Lei è Rachele Antonia Carella e ci canta Tintarella di Luna. È dura! Estate, ci saranno almeno 40 gradi fuori, una bella tintarella di luna ci sta benissimo con Rachele Antonia Carella, Tintarella di Luna. Tutte chiazze, pelli rossi un po' panazze, so le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna. Di luna.
Quanti anni hai? 8 e mezzo. 8 e mezzo, quindi frequenti? La terza elementare. Bene. E come ti è venuta questa passione per il canto? Chi ti ha spinto? Di più la tua mamma, che ha sentito come la tua voce, la tua bella voce? Sì. E c'è una cantante in particolar modo italiana che ti piace? Annalisa. Quella piace a tutti, anche a noi grandi. Brava, brava, brava. Ed eccoci qua. Un applauso grandissimo a Rachele e un grandissimo in bocca al lupo. Ricordiamo che Rachele sta nel team di Silvia Salvatori. Andiamo avanti con un'altra nostra conoscenza, ma di quelle proprio massicce fatte per bene. Angelica Montanaro. Prendi pure il microfono, Angelica. Che dirti ormai? Veterana te, eh? Calchi questi palchi grandissimi in ogni dove e in ogni quando. Senti, ci fai ascoltare un brano meraviglioso della fantastica Ornella Vanoni, che è L'Eternità, giusto? Non è dell'Ornella. È cantata da Ornella Vanoni? No, è dei Camaleonti. Perfetto, perché ok, io qui ho un appunto e quindi va bene, non fa nulla, dimentichiamo l'appunto. E poi Mille Bolle Blu di Mina. Sì. Va benissimo. Giusto. Ricordiamo che lei è nel team di Giovanna Sparla. A voi. Dell'eternità, dopo avere amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me. Dopo aver amato te, sul soffitto passa un angelo per me. Non ti sveglierò, oh no no, perché tu sorridi, un bel sogno forse ora c'è. Dietro le ciglia chiuse, eternità spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lui vivrò e quando avrà bisogno io ci sarò.
grazie. Volevo ringraziare la mia famiglia, le mie amiche, i miei amici, ma soprattutto Giovanna Sparla, la mia maestra. E volevo ringraziare anche Marco Petrozzi, che mi dà sempre opportunità grandi. E volevo ringraziare anche il mio piccolo paesino, San Benedetto dei Marsi. Se tu chiudi gli occhi e mi baci, tu non ci crederai, ma vedo le mille vole blu. Passeggiar nel vento le mille vole blu, un bacio ancora, un bacio, si avvicinano, eccole, sono qui. Grazie mille Angelica, grazie. Sempre un piacere averti qui ed è un piacere ascoltarti. Ci vediamo prestissimo, tanto tu ormai sei di casa. Grazie mille. Andiamo avanti con il prossimo piccolo artista, Roberto Draghici. Dov'è? Arriva, eccolo qua. Ciao Roberto, come stai? Bene. Bene? Prendi il tuo microfono. Senti, anche questa volta due pezzi molto impegnativi, eh? Intanto ricordiamo con chi studi te, che è la nostra amica Marta Mastracco, giusto? Ci fai ascoltare un pezzo di un cantautore meraviglioso che è Marco Mengoni. Diccelo tu un po' come si chiama. Cambia un uomo.
Ok, e l'altro, l'altro? Tappeto di Franco. A voi. Dimmi di provare, ma non di rinunciare. Oh, perché di cosa persa, lo so, sono un campione. Se questo nostro amore avesse già un finale, oh, probabilmente adesso vestirei. Ma se tutte le paure che nel mondo fanno male scivolassero davvero dalle mie spalle altro, fosse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché sono nel perdono. Siamo così vecchi, colpa dei miei difetti che smerito i tuoi riflessi. Ma tu ancora, mentre volo tu sbadigli, ridi mentre penso a quali nomi darei i nostri figli. Vedi, potremmo essere questo, però invece ancora scherzi. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché sono nel perdono, cambiamo modo. Forse l'ultima frase che canto, sai, a strapparmi la gola non soffrirei, perché sono nel frastuono. Sarei sincero, oh, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Mi chiedo adesso di essere sincero, oh, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché sono nel perdono, cambia un uomo. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, a strapparmi la gola non soffrirei, perché sono nel frastuono, cambia un uomo, perché sono nel frastuono, cambia un uomo. Cambia un uomo. Sto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. E nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci. Guardare le nuvole su un tappeto di fragole, come si fa a
spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo. Tu parla, non stringimi oppure fingi di amarmi. È una foto un po' ingiallita, è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra, steso me ne sto, aspettando di volare un po'. Eccoci qua, a guardare le nuvole, assunto a petto di fragole. Se mi agito e mi rendo ridicolo. Tu parla, mi stringi, ma pure fingi di amarmi. Oh, 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 oh. Di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parla, non stringi, ma pure fingi di amarmi. Grazie mille, visto ce l'abbiamo fatta alla fine per farti cantare. Ci vediamo alla prossima. In bocca al lupo per tutto. Andiamo avanti con un'altra piccola artista, che è Irene Osieriu. Irene, dove sei? Eccola qui. Irene prende subito posto al piano, perché la sua esibizione sarà piano e voce. Ci tenevo a dire una cosa. Irene è entrata da poco a far parte di questa big family di Studio 4. Lei da poco prende delle lezioni di canto e Marco, diciamo che ha voluto farle un regalo, ha voluto premiarla e farla esibire per la prima volta con questo singolo, che è un singolo meraviglioso di un artista che io stimo molto, che è Arisa, e ce lo fa ascoltare piano e voce. Ricordiamo, spendo soltanto due parole a favore di Irene: lei studia al conservatorio in un coro polifonico e quindi si affaccia da poco come solista. Ascoltiamola. Irene, a voi. Quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa.
Grazie Irene, grazie mille. Ci vediamo presto, in bocca al lupo per tutto. Riprendo la mia postazione ed andiamo avanti con un altro artista, Lorenzo Venditti. Eccoti qua, ciao Lorenzo, prendi il microfono. Allora, ricordiamo anche il tuo team di lavoro, che è organizzato da Silvia Salvatori, fantastica artista e grandissima, direi, cantante. Senti, tu sei in produzione, mi è arrivata questa cosa all'orecchio qui, accendi il microfono altrimenti non riusciamo a sentirti. Lì è la camera, guardiamo qui, vieni qui Lorenzo, vieni. Tu sei in produzione con Nando, giusto? Con Nando, sì. Con Studio 4, con la Orange Record, e state facendo grandissime cose. E ti senti un po' a casa qui? Sì, sto prendendo confidenza, insomma. Ok, però da quando sei arrivata ad oggi ti senti accolto, ti senti a casa. Sì. E poi, insomma, lavorare con persone... Vogliamo ringraziare e fare un applauso noi da qui al grandissimo produttore e arrangiatore che è Nando Di Stefano, che mette fuori dei brani meravigliosi. Assurdi. Ok, e sono molto contento di questo tuo percorso con lui, perché lo conosco personalmente, professionalmente, e so che ti aiuterà a tirar fuori la tua vera anima e la tua vera personalità artistica. Ci fai ascoltare due pezzi di due artisti, insomma, che ce ne danno giù con le corde. Uno è di Fabrizio Moro e un altro è di Ultimo, giusto? Sì. Il senso di ogni cosa è un brano bellissimo al quale io sono molto legato, quindi incrocio le dita. E l'altro è Buongiorno Vita. Buongiorno Vita, sì. A te Lorenzo, grazie. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. Tu che sei il sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone we
Grazie, grazie. Volevo ringraziare in primis la mia famiglia, e poi Silvia, il mio insegnante, Silvia Salvatori, Nando Di Stefano e Marco Petrozzi. Ora canterò Buongiorno Vita. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure come te, in quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà, e se poi il caldo non si sente è perché dentro c'è. Buongiorno mondo, cosa vuoi che dica? Da te ho cercato sempre solo fuga. A volte ascolto una foglia cadere ed il cemento che la sa petare. Come riposa il sole quando è inverno, col freddo addosso tu lo stai aspettando. Scopri te stesso quando è primavera, perché c'è un fiore prima qui non c'era. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea, in quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà, e se poi il caldo non si sente perché dentro c'è. Quando avevo 15 anni andavo al parco con le cuffie, adesso ceno a 25, vado al parco con le cuffie. Mi piace ricominciare da dove sono partito per essere tale quale. Ricordo di me bambino, mio padre mi disse svegliati e cercati un bel lavoro. In effetti lo cercai ma poi persi quello che sono. Mi sedetti al pianoforte e feci un patto con il sangue, per vincere avrò la musica, per lei che alzo le spalle io t'abbraccerò. Tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea, in quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà, e se col caldo non si sente è perché dentro ce l'hai già. Quindi non essere delusa da te stessa, questo mai, che il mare si riposa, e quando è calmo che godrai. Grazie. Grazie a te, veramente. Complimenti per tutto, Lorenzo. Ci vediamo presto. In bocca al lupo. Andiamo avanti con un altro artista. Lui è Marco Monti, sempre dello stesso team di Silvia Salvatori. Ed eccolo qua. Ciao Marco, ben arrivato. Buonasera a te. Questo è il tuo microfono, anche tu senza asta, giusto? Sì. Questi grazie, ragazzi hanno proprio voglia di avere questo strumento meraviglioso in mano. Senti, tu hai scelto due cantautori che hanno fatto un po' la storia della musica italiana, lo sai, sì? A me piace tanto. Bene, e c'hai questi 7000 caffè di Britti che furono un successo pazzesco. Facci rivivere un po' quell'atmosfera. E poi abbiamo la nuova stella di Broadway di Cremonini, anche lui un grandissimo. In bocca al lupo. Grazie mille. Thank you.
della caffè. Li ho già presi perché sono stanco di stare al volante e vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà. L'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è. Ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo, mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà. Allora, la prossima è una canzone di Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway. Buon ascolto. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz. Leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea? Non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Roger, fulmini e saette lassù nel cielo blu, lor nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di...
Lui si svegliò senza lei, nudo nella tempesta, là fuori Union Square. Entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Roger, fulmini e saette lassù nel cielo blu, lor nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Grazie mille Marco, grazie davvero. Volevo dici tutto, cioè, assolutamente sì. Voi di Studio 4 che comunque ci date questa opportunità, la mia insegnante Silvia Salvatori e tutti quelli che comunque sia mi sostengono e mi accompagnano. E dai, che so che ne sono cresciuti nel frattempo, quindi grazie ancora, alla prossima, grazie. Puoi lasciare il microfono lì. Allora, aspettiamo che lui va via. Ed eccoci qua, siamo giunti ai saluti finali. Intanto volevo fare dei ringraziamenti alla direzione artistica di Marco Petrozzi, a Studio 4, a chi ci collabora e a chi ci lavora con Studio 4. Un grandissimo abbraccio al nostro caro amico Nando, incrociamo le dita, ti aspettiamo presto perché ti vogliamo bene e ti rivogliamo qui. Nando Di Stefano, ti aspettiamo, mi raccomando, a breve, a brevissimo direi. Un grazie ancora ad Andrea Masciocchi in regia, direzione artistica Marco Petrozzi, all'Happy Show di Alessandro e dal vostro Gianluca Spiniello, che spera in qualche modo sempre di potervi tenere compagnia in ogni dove, in ogni quando e in ogni perché. Ringraziamo ancora i team che hanno collaborato con noi dall'esterno e portandoci qui all'interno di questo studio fantastico i propri artisti: Silvia Salvatori, Marta Mastracco, Giovanna Sparla e Martina Picchierri. Li ho letti tutti, così questa volta non mi sono potuto sbagliare. Vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e viva la vita sempre. Ciao Dorian, a presto, alla prossima.